Gira proprio dall'altro lato della telecamera. Ah, perché là. Quella è la telecamera. Stai registrando? Sì, però. No, non lo tagliare. Dai, io la lascio la telecamera. Vai, un saluto. Vai, vai, vai. Siete vai. In TV? Vai. Ma sono una slinguazzata. Ciao mamma. Questi, ciao Nino, ciao questi, Bobby. Questi li lascio. Allora. Che pezzo è questo? Questo brano, come si chiama, Daniele? Si chiama La giacca di Carmen, il cui testo è stato scritto da Domenico Porfido, che salutiamo se nel caso in cui... Di nuovo? Sì. Eh sì, per la seconda vorrei fare un tutto però... Yeah. Fallo! Comunque, perfetto. Domenico Porfido, nostro caro amico e poeta, che ha scritto questa poesia che parla di una giacca che è di Carmen, che in realtà sarebbe mia cugina, cioè il personaggio di Carmen è mia cugina in realtà. E niente, è stato un po' riadattato e abbiamo scritto questo pezzo. Daniele ride, che dice questa no, problemi. No, mi sento una cosa che non dico. Allora la devi dire, prego. Ce la potremmo fare. Peso da mercoledì 31 agosto e sul retro dell'auto non parla, non si muove, ma sente che mi giro a guardarla e ieri ho chiamato Carmen per dirle di venire a riprenderla. Mi ha detto lo farò, so che la stai indossando tu. Ti vedo. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più. Oh, oh. Non venne, ai ai, temo che non verrà mai. Ai ai, temo che non verrà mai. Questa maledetta giacca non mi entra, l'ho riposta nel retro dell'auto. Ma Carmen, ma Carmen, ma Carmen, non venne più, non venne più, oh, oh, non venne, ai ai, temo che non verrà mai. Che non verrà mai, temo che non verrà mai.
pretend.